Qui siamo dunque al campo dove gioca le gare interne il Romagna Centro a Cesena. Il Pineto parte bene, c'è questa chance importante per Esposito su assist di Proietti e c'è la parata del portiere Bissi del Romagna Centro. Un discreto Pineto all'inizio che qui ha un'altra opportunità con questa discesa e tiro di Ciarcelluti, questo under classe 97, palla a fil di palo. Poi cresce la squadra romagnola che si fa vedere con questa azione di Pasquini, il cross e la conclusione di prima intenzione di Prati che però spara alto dall'interno dell'area di rigore. Ancora Prati si rende pericoloso stavolta su calcio piazzato e la palla viene respinta in angolo da Parente, l'estremo difensore del Pineto. Quindi quello che sarà il match winner, Ferri gira questo calcio d'angolo e la palla si stampa contro la traversa. Dunque finale sicuramente che sorride di più al Romagna Centro dopo il buon inizio del Pineto. Andiamo a vedere le immagini salienti della ripresa. Ancora il Romagna Centro che spinge sempre con Ferri, il suo sinistro termina fuori di un soffio, continua ad attaccare la squadra allenata da Muccioli, il Romagna Centro, c'è il cross di Prati, questo colpo di testa di poco sopra la traversa del capitano Maioli del Romagna Centro e qui dovremmo essere al gol partita, c'è l'azione di Prati, quindi Ferri che si libera di un avversario facendo scorrere bene il pallone, si libera di Micolucci e poi fa partire un destro molto angolato, preciso, che batte l'incolpevole Parente. Sarà questo il gol partita a poco più di un quarto d'ora dalla fine. Rivediamo le esecuzioni di Ferri che fa scorrere il pallone e si crea così lo spazio per il tiro e batte Parente. Poi ci sarà la reazione del Pineto con il neoentrato Antenucci che serve in profondità questo pallone, dalla parte opposta arriva in ritardo Di Giorgio per la potenziale correzione a porta vuota e su questa azione